Siamo giunti al settimo anno della rassegna invernale di astronomia e musica antica e quest'anno siamo nella splendida cornice del Palazzo Platamone, il Palazzo della Cultura. In una sala gremita di persone abbiamo inaugurato questa kermesse culturale con la serata dedicata all'Antico Egitto. Sono felice di partecipare, di dare una mano a questa iniziativa davvero molto molto interessante che attira sempre tanto tanto pubblico. Un tuffo in Africa con il gruppo Domi Africa Percu che ha proposto tre danze antiche del Senegal, la danza della pioggia, la danza del leone e la danza del guerriero. La cosa bella che ho notato è che il nostro festival, rassegna, chiamiamola come vogliamo, è diventato un po' una manifestazione che coinvolge tantissime culture, quindi è una sorta di festival culturale che coinvolge comunità antiche ma anche moderne provenienti dall'Africa, dal Sud America, dall'America, quindi è un festival delle culture. Infatti la novità di quest'anno secondo me è soprattutto questa, cioè il fatto di spaziare su anche altri mondi che non sono proprio quelli della nostra tradizione, esatto, storica, sì. Europea, eurocentrica, no? Beh, già l'avevamo fatto l'anno scorso. Sì, è vero, in parte sì. Con gli Inca, eccetera. Però quest'anno è stato più forte. Dal mio punto di vista no, non è tanto lo sviluppo geografico che mi interessa, sì, ma approfondire questi momenti, diciamo, di condivisione del suono col pubblico. Cioè questo è molto interessante. Perché è bello di sperimentazione, se vogliamo, perché ho visto che è bello, le persone sono contente di farlo ed è per me terapeutico, perché i suoni della natura fatti collettivamente sono belli. E come sempre c'è la parte di musica, una parte dedicata ai suoni della natura, alle conchiglie, ai tamburi. È un vero e proprio viaggio a 360 gradi, come sempre, nel mondo dell'antichità. Quindi godiamoci il cielo degli antichi, ma anche i suoni dei primitivi. Siamo? Partiamo, allora. Bandi! Ogni volta che faccio una di queste comunicazioni arricchisco il mio linguaggio, scopro qualche cosa di nuovo. Anche per me lo stesso. Siamo giunti alla conclusione di questa rassegna 2016 e secondo me Giuseppe è stata una delle più belle anche come partecipazione di pubblico. Il pubblico ti segue sempre e con entusiasmo. In fondo noi proponiamo un'avventura, abbiamo
vogliamo trasmettere questo spirito di ricerca e di avventura, e le persone rispondono. E l'antropologa Graziella Milazzo ci ha parlato delle danze nell'antichità. Abbiamo realizzato un vero e proprio viaggio in tutto il mondo alla scoperta delle antiche civiltà del passato, e lo abbiamo fatto con l'archeodanza, per la prima volta introdotta in questa manifestazione invernale.